Buonasera a tutti ragazzi, volevo partire subito in questa puntata salutando Binkerblu, Cisco il Disa e soprattutto Samuele Finamore che mi sta facendo conoscere anche i cori della Salernitana. Io gli mando un grandissimo abbraccio a lui e a tutti i tifosi della Salernitana. Una cosa importante volevo dirvi ragazzi, da oggi mi impegnerò a salutarvi, quindi se volete lasciate qui sotto un commento. Poi un'altra cosa, una notizia importante del nostro canale è perché ho iniziato una nuova serie su Fallout 4, ragazzi, io ve lo consiglio davvero, è un gioco bellissimo, almeno una volta fatemi questo favore se mi volete bene, guardatelo, poi se non vi piace naturalmente io non è che vi costringo, nessuno vi punta la pistola addosso, però secondo me ne vale la pena. Casomai lasciate il vostro commento perché vi piace o no. Così io posso anche migliorare, intanto gli elementi sono andati una merda e noi ci concentriamo solo quello su quello che riguarda FIFA. Allora, l'ultima puntata, ragazzi, abbiamo fatto tre partite molto importanti, due pareggi per 0-0 con Torino e la Spezia e una vittoria abbastanza convincente in trasferta contro il Genoa con il gol all'ultimo secondo di Blanco e il gol di Meneses che è partito molto bene, diceva bene Loris Lorenzini che io sfrutto l'occasione per salutare anche lui. In questa puntata dove mi sento molto carico, ho appena recuperato da una febbre, quindi sono molto molto carico. Adesso abbiamo una partita importantissima contro la Juventus. Non possiamo sbagliare, cioè, oddio, nel senso, possiamo anche perdere, però non possiamo sbagliare l'approccio alla partita in una sfida così importante con una squadra così forte come la Juventus, che è prima in classifica, ha fatto 4 vittorie e una sola sconfitta. Noi, mentre abbiamo fatto 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, soltanto 3 gol fatti e uno subiti per noi. Adesso c'è un pochino quella che può essere una prova del 9, ecco. Noi andiamo a parlare bene della nostra squadra dicendo che non dobbiamo avere paura della Juventus e andiamo ad affrontare questo match, se non sbaglio, proprio allo Juventus Stadium. Prima di andare a giocare, ragazzi, però sono arrivate le relazioni degli osservatori. Questo è quello che abbiamo trovato in Svezia, nessun nuovo Ibra purtroppo. Andiamo a vedere invece in Romania c'è un buon portiere interessante, almeno per il futuro, Nicolae Dinescu. Noi lo prendiamo, poi andiamo a vedere quello che potrà diventare in un futuro prossimo Dinescu. In Brasile invece, per ora non sembra che abbiamo trovato nessuno di così interessante. Buonasera a tutti e benvenuti allo Juventus Stadium, la squadra di casa, la Juventus affronta la Salernitana neopromossa che è partita molto bene in questo campionato, è partito bene anche la Juventus che è prima in classifica a quota 12 dopo 5 partite, quindi praticamente 4 vittorie, una sola sconfitta in questo campionato, eccola qui la classifica appaiata insieme all'Inter, in testa alla classifica poi inseguono tante squadre, tra cui il Milan che è l'unica grande squadra ad essere a quota 10 punti, poi tutte altre sorprese tra le quali Palermo, Bologna e Atalanta. Adesso vediamo in campo, scende la Salernitana che è la migliore difesa di questo campionato, la seconda migliore difesa è la Juventus. Vedremo se quindi vedremo una partita è bloccata per le difese che comunque stanno dimostrando di essere molto molto forti o seppure vedremo tanti gol grazie all'attacco formidabile della Juve che oggi però schiera una squadra abbastanza diciamo rivoluzionaria con Buffon, Alessandro, Bonucci, Chiellini, Steiner, Khedira, Pereira, Pogba, Padoin, Beltrame e Morata. C'è un po' di turnover nella Juve che quindi forse, e dico forse, prende sotto gamba leggermente la Salernitana che però rispetta l'avversario e si schiera in un 4-5-1. Cambia modulo oggi Zlatan in porta, c'è il solito Milutero, Rosi, Blanco, Marchese, Delgado, i 4 di difesa, Sodimo, Gnucurì, Loftus-Cheek e Meneses, i 4 di centrocampo, Gabbionetta alle spalle di Janacho in un 4-5-1 che può diventare un 4-2-3-1 in fase offensiva e un 4-4-1-1 e in fase difensiva. Gustavo Pollonio è pronto a dare il via a questo match. Il primo pallone lo tocca la Juventus. È iniziato il match dello Juventus Stadium. Adesso in avanti Beltrame, attenzione. Alessandro per Morata che la gira subito. Audero la fa sua. L'appoggio per Padoin che rientra sul sinistro. Padoin ancora la finta. Però ad andare fino in fondo. Padoin il pallone all'indietro. Lichtsteiner può crossare Morata. Audero poi di petto. Blanco la palla resta lì. Audero. Che occasione per Alvaro Morata. Emile Audero ha risposto, presente. Lo attende basso Padoin. Adesso il cross dentro sul secondo palo. Beltrame dentro ancora. Rischia l'autogol. Giovanni Marchese che mette in calcio d'angolo. Mamma mia ragazzi. Che occasione per la Juve. Ha rischiato tantissimo Marchese. Adesso il calcio d'angolo può uscire Audero. Che la branca in presalta. È partito Sodimo. Il pallone è per lui. Attenzione a Danilo Sodimo.
Però a puntare Soddimo va via su Lichtsteiner. Poi Soddimo torna che tira su di lui. Vince il contrasto. Soddimo il cross dentro. Non ci credo. Il pallone è passato. Iheanacho non se l'aspettava. E termina quindi dalla parte opposta. Adesso Beltrame deve rinviare. Che occasione. Poteva essere un tap-in facile, facile. Perché lecce Iheanacho. Adesso Meneses. Attaccato anche lui. Meneses per Gabbionetta. Fa il movimento Gnukuri. Gabbionetta quindi si allarga. Ancora per Soddimo. Adesso Soddimo però a portarla sul destro. Soddimo viene steso. Calcio di punizione. E qui può essere pericoloso. Denilson Gabbionetta, visto che è lo specialista. Francesco Lodi, Ciccio Lodi è in panchina. Giallo anche per Lichtsteiner. Brutto fallo da dietro. Adesso può andare Denilson Gabbionetta, lui che è specialista. Il pallone deviato dalla barriera. Poi si impenna. Attenzione, Padolino e Gabbionetta. Gabbionetta di testa dentro. C'è Iheanacho che non controlla. Forse c'era anche fuori gioco. No, calcio di punizione ancora. Non ho visto che fallo ci fosse. Ci riprova ancora Gabbionetta. Adesso Gabbionetta ancora. Calcio di punizione fotocopia al precedente. Adesso inizia questo secondo tempo. Non ci sono cambi né di atteggiamento da parte della Salernitana né di uomini. La stessa cosa sembra essere per la Juventus. Vediamo cosa succederà in questi secondi. 45 minuti di gioco. Svizzero, adesso attenzione, Soddimo può far partire Gnukuri. Attenzione a Gnukuri, che prova di entrare sul destro. Gnukuri può calciare. Il pallone non termina dove voleva. Assa Gnukuri, ma termina sul fondo. Aveva cercato il secondo palo a giro. Nessun problema per la porta. Difesa da Gigi Buffon, che si gira, serve Khedira. Attenzione dentro da Pereira. Ancora Morata. La parata di Emil Audero, messo in difficoltà da uno splendido sinistro di Morata, che spalla della porta aveva trovato molto bene il set. Davanti alla difesa abbiamo messo un esterno come Daniele Verde. Adesso la Juventus, attenzione, Rosi qui cosa fa? Aspetta il pallone, Alexandro lo anticipa. Poteva essere un'occasione per la Salernitana, però Alexandro adesso porta questo pallone verso il centro. Alexandro allarga per Lichtsteiner. Ora Pogba attaccato, Rosi lo attacca, il pallone parte dentro e c'è il gol della Juve. Ha segnato Simone Padoin. Tutto è partito da un anticipo di Alexandro su Rosi, che stava aspettando il pallone, davvero si è addormentato. E noi siamo sotto allo Juventus Stadium al 79esimo minuto. Davvero non ci voleva. Emil Audero qui non può nulla. È stato preso uno contro uno da Simone Padoin, che non sbaglia. Fa 1-0. Sarebbe la quinta vittoria in 6 partite per la Juventus. Sarebbe la seconda sconfitta in 6 partite per la Salernitana. Adesso ne salta uno del grado. Attenzione al limite! Viene steso da Chiellini, che oggi veramente sta entrando come un macellaio. Qui si merita, credo, il cartellino giallo. Delgado stava anche andando in porta. Avesse superato Chiellini, sarebbe stato uno contro uno con Buffon. Adesso abbiamo lo specialista in campo. Può andare da qui Ciccio Lodi, e può rendersi molto pericoloso con il mancino. Adesso l'arbitro richiama la barriera che stava avanzando. Adesso può avvicinarsi al pallone di Ciccio Lodi. Attenzione, parte lui con il mancino. Lodi! Ancora la deviazione della barriera. Peccato. In calcio d'angolo. Forse l'ultima occasione di questo match. Gabbionetta la mette dentro. Esce Buffon, che la fa sua. E naturalmente lui è il portiere più forte al mondo. E lo fa vedere anche in queste situazioni. Adesso ancora Lodi. Non è finita. Attenzione, pallone profondo per Daniele Verde, che controlla di petto. Arriva fino in fondo. Daniele Verde, il cross dentro. Allontana Alexandro. Era l'ultima occasione per la Salernitana, che esce sconfitta dallo Juventus Stadium. Probabilmente non saremo gli unici in questa stagione, perché la Juventus è una grandissima squadra. Però secondo me potremmo fare molto meglio, soprattutto se Rosi non si faceva anticipare lì. Rosi ha preso 6,3. Secondo me per quello scende proprio il voto a 4, perché non può succedere una cosa del genere in Serie A. Non può succedere a un ragazzo che ha un'esperienza tale di almeno 10 campionati nella massima serie. Peccato. Comunque noi siamo in decima posizione, siamo ancora più 4 dalla zona retrocessione, quindi abbiamo ancora confermato, diciamo, quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo rialzarci poi nella prossima partita, dove affronteremo la Sampdoria all'Ariachi. Il nostro Emil Audero, ragazzi, è aumentato, è diventato un 70, sta aumentando ancora. E il nostro portierone o portierino, come volete, una cosa che risulta ed è chiaro, è proprio lampante, è che facciamo pochi gol. Questo credo sia anche normale per una neopromossa, però un'altra cosa altrettanto importante e lampante è che ne prendiamo pochi. Perché
Perché anche con la Juventus abbiamo rischiato pochissimo. Abbiamo preso il secondo gol della stagione. E devo dire anche per una stronzata che potevamo benissimo, benissimo evitare. Perché Lirosi non si sa bene cosa ha fatto. Però ci può stare, che in una stagione, in una partita di 90 minuti, un errore ci può stare. Poi siamo stati fortunati ad aver preso gol. Adesso però, contro la Sampdoria, dobbiamo tornare a fare punti. Almeno un pareggio credo sia quello che dobbiamo auspicare in una partita in casa, molto importante per il proseguo della stagione. Buona domenica a tutti e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. La Salernitana affronta la Sampdoria. Si passano soltanto un punto queste due squadre. Sono rispettivamente decime e nona in campionato. Infatti la Salernitana è soltanto a una distanza di lunghezza dalla Sampdoria. Vediamo adesso. La classifica naturalmente è cambiata perché alcune squadre hanno già giocato, il La Spezia è una promossa, vedete lì, è a 10 punti. Noi oggi puntiamo a superarla, quantomeno. Speriamo in un pareggio. Cambia molto rispetto alla formazione schierata contro la Juventus. Mister Zlatan, come abbiamo visto in queste prime giornate di campionato, ha sempre cambiato molto. L'esclusione che fa un po' sorridere e pensare è quella di Rosi, perché dopo il suo errore contro la Juventus, dove hanno subito poi gol, oggi gioca al suo posto Andre Stelio, ma poi ci sono altri cambi: Marchese fuori, dentro Tigba, fuori anche Delgado, dentro Abner, centrocampo torna a 3 con Lodi, Minala, Gnucci, davanti c'è Daniele Verde insieme a Gabbionetta e Iheanacho. È tutto pronto per questo match, andiamo prima però a vedere quali sono le scelte della Sampdoria, che schiera Schmeichel in porta, De Silvestri, Cassani, Coda, Reggini, una difesa a 4 con un centrocampo a 3, Carbonero, Fernando e Duncan, Soriano dietro le due punte, Eder e Muriel. Schierata la formazione titolare quindi dalla squadra in trasferta, schierata titolare naturalmente anche da quella di casa, vedremo chi la spunterà qui all'Arechi. C'è ancora però Carbonero, fuori per Fernando che viene attaccato, il pallone dentro per Eder, attenzione, Fernando colpisce ancora male. Per fortuna della Salernitana, che sta rischiando molto, ha avuto un paio di occasioni ghiotte, le ha avute anche la Samp, partita molto equilibrata, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Adesso un cambio un po' insolito per la Salernitana, quando inizia questo secondo tempo, dentro Falcinelli, fuori Daniele Verde, si sistema con un 4-3-1-2, la squadra di casa non ci aveva mai giocato né in Serie B né quest'anno, è la prima volta che la vediamo giocare con due punte, adesso attenzione Falcinelli intercetta subito un pallone. Ci va su di lui in pressing Abner. Attenzione perché ha recuperato un pallone interessante. Gabbionetta dentro per Iheanacho. Il pallone è leggermente profondo. C'è l'uno contro uno. Iheanacho dentro per Gabbionetta. Il pallone passa. Arriva Abner. Viene disturbato da Duncan al momento del tiro. Che occasione. Si salva la Samp. Falcinelli esce dalla marcatura. Falcinelli prova ad allargarsi. Falcinelli rientra sul destro. Falcinelli movimento di Minale. Il tocco dentro. Gnuncuri può calciare. Schmeichel. Che occasione. Che parata di Schmeichel! Abner serve dentro Falcinelli. È partito Minala. Il pallone di Falcinelli è per Minala. Attenzione Minala. Può rientrare sul destro. Minala la porta in aria. Minala ancora sul destro. Minala! La parata di Schmeichel! Non ci credo! Sta prendendo tutto questo portiere. Adesso Gabbionetta. Ancora occasione. Gabbionetta. Fino in fondo. Gabbionetta prova a tornare sul mancino lui. Poi la porta sul destro. Viene chiuso da Reggini. Falcinelli contro Cassani che rinvia. Il pallone arriva lungo dalle parti di Loftus-Cheek, che era meglio di testa. Il pallone arriva adesso da Gabbionetta. Gabbionetta punta l'area di rigore. Gabbionetta si arresta. Pallone sul mancino. Viene attaccato Gabbionetta. Ancora lui. Lo porta adesso sul destro. Fino in fondo. Cerca un cross dentro. C'è Shaudone che controlla il destro. Ancora Schmeichel. In calcio d'angolo. Era pronta ad esplodere la Reki. Ma Schmeichel oggi è davvero in stato di grazia. Le prende tutte. Anche questa che era difficilissima. Adesso, attenzione Loftus-Cheek, dentro da Minala. Pallone sul destro di Minala, Schmeichel! Non ci credo, ancora Schmeichel! Com'è possibile? Ultima occasione. Adesso Gabbionetta. Il cross dentro, Blanco anticipato. Minala va a lottare di testa. Il pallone resta lì, attenzione, Shaudone. Shaudone. Viene attaccato, Shaudone. La porta sul destro. Il cross dentro deviato. Può liberare adesso la Samp. Ed è finita. Che partita! Dal primo al novantesimo, occasioni da una parte e dall'altra. Un super Kasper Schmeichel ha detto di no. Mamma mia, ragazzi, che partita di Schmeichel! Che partita di Schmeichel! Secondo me, migliore in campo. Assolutamente. 8 per Schmeichel, che prende il premio di uomo partita. Ci blocca sullo 0-0. Ci sta bene comunque il pareggio. Però c'è un pizzico di rammarico perché potevamo raccogliere molto molto di più da questa partita e non era nulla di immeritato, anzi.
Adesso la classifica parla di una Salernitana al 12° posto con 9 punti, a più 5 dalla zona salvezza, con Genoa, Chievo e Roma che sono a 4 punti. Il Napoli adesso è tornato a respirare almeno aria di salvezza, è in netta ripresa, vediamo cosa succederà. La Juventus ha perso intanto, dopo aver vinto con noi 1-0, è andata a perdere, non so bene con chi, noi intanto ci andiamo ad allenare perché dobbiamo migliorare i nostri baby fenomeni per il futuro. Anche il nostro Kairallà, non ce lo dimentichiamo, ora sta giocando poco, ma avrà il suo spazio, assolutamente. Siamo tanti, come vedete, ogni partita faccio giocare una squadra diversa proprio per dare spazio a tutti. Adesso abbiamo la partita contro l'Empoli, non possiamo sbagliare. Dai ragazzi, voglio tornare assolutamente alla vittoria. Buona domenica a tutti e benvenuti allo stadio di Empoli. L'Empoli affronta la Salernitana. Siamo tutti curiosi per vedere quello che succederà in questa sfida che naturalmente può essere, diciamo, può essere una sfida salvezza fra queste due squadre che cercano di salvarsi. L'Empoli è partito leggermente peggio rispetto alla squadra neopromossa della Salernitana. Ha fatto tre pareggi in meno e tre sconfitte in più. Quindi questa è la differenza fra le due squadre. Vediamo come si schiereranno adesso, le formazioni. Naturalmente ci saranno tanti cambi della Salernitana, come è solito fare il mister Zlatan, visto che ha una rosa molto ampia, cambia spesso tanti tanti giocatori e spesso anche i moduli. Andiamo a vedere adesso le scelte dell'Empoli. C'è Wang Dalei in porta con Mario Rui a sinistra, Zambelli a destra, i centrali sono Tonelli e Costa, un 4-3-1-2 con Maiello, Buchel e Signorelli in mezzo al campo, Saponara dietro a Morsi e Pucciarelli, che cercherà di mettere in difficoltà con i suoi inserimenti la difesa leggermente pesante e lenta della Salernitana, che però subisce pochissimi gol, soltanto due nelle prime sette partite. Questa è la formazione con Audero in porta, Delgado, Marchese, Blanco e il confermato Teio, Lodi, Shaudone e Kairallà che torna titolare davanti. Non c'è Gabbionetta, giocano però Verde, Meneses e Iheanacho. Tutto pronto, Gianluca Del Taranno dà il via a questo match. È partito il match tra Empoli e Salernitana. Prova il pressing adesso, Shaudone, porta via questo pallone. Shaudone, partito verde dalla parte opposta. Attenzione, pallone eccezionale, fischia l'arbitro. Qui ci sono le proteste della Salernitana che stava andando in porta. L'arbitro ha deciso che bastava così. Mamma mia, stavamo andando in porta uno contro uno. Qui reclamiamo assolutamente un'occasione limpida e chiara per andare in porta. Però purtroppo l'arbitro ha fischiato. Inizia il secondo tempo ora, non ci sono cambi, né dalla parte della squadra di casa, né di quella in trasferta. Vediamo cosa succederà, se si sbloccheranno le due squadre in questo secondo tempo. Può distendersi in contropiede, Meneses, partito Falcinelli, pallone per lui, coda chiude. Finisce ancora sulla nostra azione. La partita è ancora 0-0, l'ennesimo 0-0 di questa Serie A. Facciamo fatica a trovare il gol, facciamo fatica a creare occasioni pericolose. Peccato ragazzi, perché forse meritavamo qualcosa di più in queste tre, in questi tre match. Almeno, non voglio esagerare, tre punti in più li meritavamo. Però diciamo che stiamo facendo un campionato da una squadra che si deve salvare. 8 partite, 10 punti e siamo anche sfortunati perché diciamo è un campionato che non c'è nessuna che si sta staccando, ma tutte le squadre stanno facendo punti e la zona Europa League poi è a 4 punti da noi, quindi a noi non ci interessa molto la zona Europa League perché onestamente sappiamo che difficilmente potremmo arrivarci, però interessa la zona salvezza. Quindi avendo una zona Europa League così bassa significa che anche la zona salvezza è più alta rispetto al solito. Speriamo che noi possiamo tenere questo ritmo e le altre magari cominciano a perdere un pochino i pezzi, così che possiamo guadagnarci la nostra posizione a metà classifica che ci fa stare tranquilli. Naturalmente se continuiamo con questo passo ogni 8 partite facciamo 10 punti ci salveremo tranquillamente perché in 36 giornate avresti fatto 40 punti. Noi ci auguriamo anche di magari fare meglio, però come vi ho detto noi questi siamo. Nel senso che la nostra squadra sapete che lotterà per questi obiettivi e quindi non sarà facile assolutamente. Non sarà facile fare di più. Evita le retrocessioni, il nostro obiettivo è in linea per quanto riguarda le richieste della nostra società. Se continuiamo così, secondo loro, arriviamo in 14ª posizione, che io ci metterei anche la firma, perché vuol dire che ci siamo salvati con una squadra che sappiamo tutti non è questo cavallo di battaglia così clamoroso.
La cosa che fa un po' pensare è che in 14 partite abbiamo fatto soltanto 10 gol, però un'altra cosa che fa riflettere e dire cazzo, siamo forti, è che in 14 partite abbiamo subito soltanto 4 gol, ragazzi. Questo vuol dire che abbiamo un grande assetto difensivo e come sappiamo in Serie A, quelle che hanno l'assetto difensivo migliore molto spesso arrivano fino in fondo e fanno grandi risultati. Per quanto riguarda la classifica marcatori, naturalmente non ci sarà nessuno dei nostri perché abbiamo fatto pochissimi gol. Paloschi a 6 con Boselli e Luis Adriano a 5, poi c'è Destro e Pere a 4. Si vede che è un videogioco perché Destro ha fatto 4 gol in 8 partite, cosa impossibile. Per quanto riguarda gli assist, ci sono Perisic, Meggiolini e Morrison a quota 3, reti inviolate, c'è il nostro Eudero che spadroneggia su tutti con 6 reti inviolate. Per questo, ragazzi, io vi dico che è tutto. Se volete vedere nel prossimo episodio anche quanto stanno crescendo i miei giovani, scrivetelo qui sotto con un commento. Io adesso vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata con le sfide con il Cagliari, la Fiorentina e poi anche il derby del sud contro il Napoli. Quindi non mancate, prossimo appuntamento. Tra 2 giorni ci sarà la Cagliari con la Salernitana. Domani invece arriva un altro appuntamento con Fallout. Un abbraccio ragazzi, da Zlatan.